dedicato alla musica classica che chiude la terza giornata di stile artigiano realizzata di Coopartigianato con il contributo della Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova. Durante la serata si esibiranno giovani artisti dell'Associazione Music Liguria International che ci accompagneranno tra le più belle melodie di uno degli strumenti più affascinanti, il pianoforte. Music Liguria International è un'associazione culturale senza fine di lucro che si propone di promuovere l'arte e la musica nelle sue diverse forme, attingendo all'immenso patrimonio artistico di una regione, la Liguria, generosa di talenti. Music Liguria International intende sostenere i giovani artisti inserendoli nei propri spettacoli a fianco di professionisti già affermati e consentendo loro di esibirsi accanto a grandi nomi dello spettacolo. Stasera sul palco potremo ascoltare Federico Brichetto, Daniele Gatto, Niccolo Protto e il tenore Mario Vicari, che si esibiranno con le musiche di Prokofiev, con la sonata numero 3, Tosti con sogno, serenata e ultima canzone, Rachmaninov, momento musicale numero 4, Rossini con Ecco ridente in cielo, Leoncavallo, mattinata, Bellini con Vaga luna, Weber con Music of the night e George Gershwin, Rhapsody in blue. Grazie e buon ascolto.
Oh.
ridendo ancor mezzo assonnata, torna fra le lenzuola, serenata vola, serenata vola, l'onda sogna sul lido e il vento sulla fronda, e a baci miei ricusa ancora un nido la mia signora viola.
Mi conforta nell'amor.
silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night enters its splendor, grasp its sense, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your face away from cool and feeling light. And listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dream. Leave all thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar, and you'll live as you never lived before. So shall caress you, hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness which you know you cannot fight. The darkness of the music of the night. Leave all thoughts of the life you knew before. Close your eyes, let your spirit start to soar, and you'll live as you never lived before. Touch me. Trust me, savor each sensation, hear it, feel it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness which you know you cannot fight. And listen to the music of the night. You alone can make my song take flight. Help me make the l'aurora di bianco vestita, già l'uscio dischiude al gran sol, di già con le rose smedita, carezza dei fiori lo suol. Commosso da un fremito arcano, intorno al creatore,
tu non ti desti ed invano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. Dove non sei, la luce manca, ove tu sei, nasce l'amor.
Thank you.
Ringraziamo i musicisti e il tenore che sono riusciti a regalarci questa bellissima atmosfera musicale e direi che meritano ancora un grande applauso. Io chiamo gentilmente a salire sul palco il maestro Gian Maria Bonino, direttore artistico dell'Associazione Music Ligure International e che ha curato il concerto di questa sera, che ci illustrerà il motivo della presenza di un secondo strumento sul palco. Buonasera maestro. Sì, buonasera. Grazie per essere venuti, è stato per me un grande piacere presentare innanzitutto questi ragazzi che hanno lavorato e stanno lavorando con me, e quindi io direi che l'esperienza di fare una serata come questa sia stata molto importante per loro, soprattutto perché alcuni di essi, adesso io vorrei anche parlare di loro prima di tutto che non di altre cose, perché i protagonisti veri sono loro. Intanto direi una cosa importante, che suonare in pubblico è sempre molto importante, è un grande, comunque una grande prova, una grande verifica, per alcuni ovviamente si tratta di una fase diciamo di studio, per, scusate, per altri invece un'esperienza già più diciamo così consolidata anche dal punto di vista artistico. E in particolare vorrei parlare di tutti, del primo ragazzo che si è esibito, che inviterei a comunque a presentarsi con un applauso, Federico. Vieni Federico. Benissimo. Federico. Federico sta frequentando adesso attualmente il nono anno presso il Conservatorio di Alessandria, è di Celle Ligure, ha già conseguito numerose vittorie in concorsi internazionali e recentemente, in dicembre scorso, aveva partecipato, vincendo il terzo premio, al concorso pianistico nazionale Città di Albenga, e quindi comunque è un ragazzo sicuramente che sta facendo una buonissima strada. Il secondo con il tenore si chiama Daniele Gatto, che inviterei anche sul palco. Venite. Bene Daniele. Allora, per quanto riguarda Daniele, la sua storia la conosco molto bene, lui si è laureato adesso al Conservatorio di Alessandria col massimo dei voti, nel recente luglio mi pare, no? E conseguendo appunto una tesi sulla musica di Liszt e l'accostamento con diciamo la musica viennese, per cui ha già fatto un suo percorso e tra l'altro anche studente, ha conseguito triennio in economia e commercio, adesso sta finendo scienze politiche, quindi diciamo un ragazzo molto impegnato che appunto affianca l'attività solistica anche quella di accompagnatore dei cantanti. Poi abbiamo il nostro cantante, il quale anzi direi che forse tu stesso potresti parlarci di te, vero? Allora, prego. Beh, cosa posso dire? Che sono ormai 15 anni più o meno che faccio questo lavoro ed è bellissimo cantare. Ho avuto la fortuna di esibirmi con delle persone di fama internazionale, una per tutte Katia Ricciarelli, che ho avuto il piacere appunto di cantare con questa grande artista, accompagnato da Daniele, che è un caro amico, ormai ci conosciamo da molto molto tempo, e questa sera ho avuto il piacere di esibirmi in questa splendida cornice e ringrazio ancora tutti per avermi dato questa possibilità. Grazie mille. Adesso parliamo un attimo di Nicolò, che ha suonato Rhapsody in Blu. Un altro applauso anche a Nicolò. Lui ha fatto il percorso di studi tradizionale con il diploma ad Alessandria con me, ha preso il massimo dei voti e la menzione ministeriale con un bellissimo programma, e lui diciamo oltre al, anzi la musica è quasi diciamo un grande hobby per lui, perché in realtà è un matematico, assistente universitario all'Università di Pavia, quindi direi che
onore al merito, e poi un jazzista anche di un certo pregio. Penso che abbiate potuto cogliere le sfumature nel suo approccio a Gershwin, veramente splendido, tra l'altro, veramente splendido, e anche, devo dire, con delle novità inaspettate anche per me. Quindi è stato veramente molto bello e vi ringrazio moltissimo per questa esibizione. Adesso parliamo un attimino della presenza di questo strano coso qui, no? Questo strumento ha un suo perché, è qua adesso questa sera. Ha un suo perché perché, scusate la, così, il gioco di parole, è uno strumento francese, un Jean-Henri Boisselot del 1849, perfettamente restaurato, che appartiene a me e di cui io posseggo una piccola collezione di strumenti. Questo strumento in particolare è uno strumento che è stato anche restaurato e, diciamo, posto in essere da personaggi della Confartigianato, appunto, di Liguria. Allora, per quanto riguarda il mobile, è stato restaurato dalla falegnameria Grasso di Borghetto, e appunto direi un applauso per questo al caro Giancarlo e a Marinella, la presidente dell'associazione Music Liguria, che questa sera ha organizzato questo incontro. E la parte invece interna parzialmente è stata ristrutturata dalla ditta Canavese di Toirano, la ditta Canavese che anche fa parte dell'eccellenza artigiana. È uno strumento che, è vero, ha una forma di pianoforte, ma di col pianoforte moderno ha ben ben poco a che fare. Le corde sono di ferro, i martelli sono molto più piccoli, la tavola armonica è molto differente. Questo strumento è accordato leggermente più scusate, è una serata un po' così, è accordato leggermente più basso e ha una caratteristica, almeno adesso io, se vi fa piacere, potrei anche farvi sentire qualcosa con questo strumento, tanto per poter capire. Questo strumento è dell'epoca di Chopin, e in particolare Jean-Henri Boisselot era una piccolissima fabbrica, un piccolissimo atelier che si trovava a Marsiglia, e questo viene messo anche in evidenza un po' dalla fattura del mobile, un mobile un po' in stile moresco, con questi piccoli inserti in ottone, con una ribaltina con inserti intarsi in ottone in argento, e queste, diciamo, leggio un po' particolare che consentiva ai cantanti di appoggiare la parte, di poter cantare a loro volta vicino al pianoforte, quindi una cosa un po' particolare. Quindi uno strumento un po' insolito, fa parte di una mia, diciamo, politica così esecutiva e filologica di recupero della musica, così come a mio avviso fu suonata e allo stesso tempo anche scritta dai compositori che a quell'epoca avevano questo a disposizione e non questo. Quindi, come già nella musica barocca questo è avvenuto ampiamente, nella musica classica e romantica questo processo si sta avviando con una ricerca anche dal punto di vista di come loro potessero veramente costruire, perché ovviamente gli strumenti non sono arrivati a noi in perfette condizioni, questa era una condizione disastrosa. E quindi il recupero dei materiali, sia quelli che esistevano, sia rifare, diciamo, dei materiali, così dei lavori, degli interventi che permettessero in qualche modo di avvicinarsi, non dico di riprodurre perfettamente perché è impossibile, per varie ragioni, anche dettate dal fatto che la manualità di oggi non è quella dell'Ottocento, nel campo comunque artigiano. Quindi lo strumento, diciamo, vorrebbe in qualche modo essere un qualcosa che effettivamente dovrebbe richiamare quella che doveva essere la poetica e il modo, diciamo così, l'approccio culturale e anche proprio musicale della musica romantica, eseguendola appunto con gli strumenti ad essa preposti, quindi proprio con una certa quale fantasia e differenza proprio anche di interpretazione. Quindi vediamo un po', se vi fa piacere potrei farvi sentire qualcosa, tanto così vi fate un po' un'idea di che cosa si tratta. Certo, facciamo un applauso per il maestro.
no? Proprio perché apparentemente sembra anche, lo è leggermente scordato, perché lo strumento in realtà ha bisogno comunque di, era un po' diverso da oggi, no? Adesso lo strumenti fanno 150-500 km, arrivano gli accordi, suonano. Questi in realtà arrivavano con calma, con la carrozza, e si acclimatavano, e quindi c'era tutto un percorso che ovviamente non avevano queste luci molto scioccanti, no? Per cui era, diciamo, quindi il colore, il tipo di suono rifletteva un pochettino anche questo mondo, no? Che è completamente diverso, anche forse secondo me un pochettino più intimo, un pochettino più, diciamo, così, sussurrato a volte, no? Che ha con colori un pochino più tenui rispetto a quelli che sono i colori di oggi, anche perché ovviamente se uno guarda anche l'iconografia o comunque anche la moda, l'abbigliamento dell'Ottocento, ad esempio, era ben differente da oggi, no? Quindi questo lo testimonia il fatto che comunque era un gusto e un modo di vivere completamente differenti, per cui insomma... Ha qualcosa in più? Beh, non direi in più, direi sì, un qualcosa di differente, se non altro l'evoluzione dell'uomo diciamo è andata avanti sotto tanti aspetti sociologicamente cambiato, quindi ovviamente dobbiamo prendere atto di questo e capire anche quello che è il recupero da parte nostra della filologia e dell'ascolto attento su questo tipo di cose, ripensando al fatto che il gusto estetico oggi consiste anche nel recuperare le identità culturali e anche l'estetica di un'epoca, così come adesso non ci permetteremo mai di dipingere di giallo questo palazzo, no? All'interno, magari negli anni 50 avrebbero fatto dei balconi di cemento, non so, invece adesso si cerca di non fare questo, giustamente perché si vuol dare rilievo e risalto a quello che è, diciamo, l'opera in sé, sia dal punto di vista architettonico, sia pittorico, sia ovviamente musicale. Quindi diciamo che questo è un percorso che si è avviato e che speriamo che possa anche fornire ai giovani che si avvicinano alla musica la possibilità di nuove strade, di nuovi percorsi, di nuovi esperimenti soprattutto, no? Direi. Certamente, grazie mille maestro, un grande applauso per lui. Grazie, arrivederci, grazie mille per all'organizzazione della serata, grazie a lei. Grazie a lei. Splendida e buona serata a tutti, arrivederci. Grazie, grazie maestro. Noi continuiamo i nostri ringraziamenti all'Associazione Music Liguria International, tanti ringraziamenti anche all'Atelier Sedotti di Genova per questo elegantissimo abito che ho indossato stasera, e soprattutto ringraziamo a Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Confartigianato Liguria che hanno reso possibile questa manifestazione. Io vi ricordo ancora l'appuntamento della giornata di domani dedicata alla Visions, che vedrà un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi. Grazie a tutti, buona serata.